ucciso non sarebbe stato soltanto la mafia, quelli che erano andati a combattere. Disse a sua moglie poco prima di morire: quando mi uccideranno, sarà stata la mafia a uccidermi, ma non sarà soltanto la mafia che avrà voluto la mia morte. E infatti, purtroppo, la verità è che ci sono stati pezzi deviati dello Stato che hanno avviato una scellerata trattativa con la mafia, e per poter portare avanti questa trattativa hanno dovuto eliminare Paolo Borsellino, con il quale in vita questa trattativa non sarebbe mai potuta andare avanti. Paolo l'avrebbe denunziata all'opinione pubblica, l'avrebbe perseguita come reato. Paolo soprattutto non poteva accettare che pezzi dello Stato, pezzi deviati dello Stato, trattassero con gli assassini di suo fratello, con gli assassini di Giovanni Falcone. Quindi pensate quanto deve essere stato terribile per Paolo, che aveva un altissimo senso dello Stato, rendersi conto come pezzi dello stesso Stato, pezzi deviati di quello stesso Stato, stavano tramando per ucciderlo. Il coraggio da solo non sarebbe bastato per affrontare tutto questo. Ci voleva qualcosa di diverso. Ed è quella che vi dico, cioè, lui stesso, in questa frase che ho fatto scrivere nelle prime pagine di questo libro. Paolo dice: Palermo non mi piaceva. State attenti alle parole di Paolo. Palermo non mi piaceva, per questo imparai ad amarla. Perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare. Capite di cosa parla Paolo? Capite quali sono i superpoteri di Paolo? Capite che cosa gli dà la forza di affrontare la morte, anche quando sa che questa morte è certa e che arriva dalla parte sbagliata, che gli arriva dalle spalle, da pezzi di quello stesso Stato a cui aveva prestato giuramento. Giuramento che ha mantenuto fino alla fine, non è scappato, non è fuggito quando si è reso conto di quello, ma ha continuato il suo percorso, l'ha continuato fino all'ultimo, l'ha continuato anche fino ad affrontare quella morte che sapeva sarebbe arrivata.